Io vi devo ringraziare a nome di tutto il paese perché si manda in pensione un qualcosa che ha bisogno di riposare. L'unica cosa che mi manca andando in pensione è quelle due parti integranti che erano del paese che sono state demolite negli anni 57 quando fu costruita la diga della Penna. Beh, ad ogni modo un ringraziamento e un bacio al nostro ponte che va in pensione. Ponte Buriano, il ponte romanico in piedi dal 1277 e che collega Arezzo con il Valdarno, si è guadagnato il meritato riposo. Ad ereditare il traffico, anche quello pesante, sarà il ponte alternativo, terminato in tempo record, un guado di fatto, che dovrà servire ad arrivare, meta ancora sconosciuta, temporalmente parlando, ad un ponte definitivo. Da stamani e dunque proprio incoraggiando anche quello che sarà domani la giornata inizio di anno scolastico, abbiamo proprio scelto questa data per favorire, diciamo, la circolazione. Dunque a breve verrà fatto lo switch dai nostri uffici e dunque il vecchio ponte Buriano, come è stato detto da un cittadino qui della frazione, andrà in pensione. Dunque c'è anche una parte di nostalgia della storia, di quello che è stato, del trasporto, diciamo, che nei secoli possiamo dire ha messo insieme queste due rive, diciamo, i due comuni Castiglion Fibocchi e di Arezzo. Però noi dobbiamo anche guardare al futuro, lo facciamo con un ponte guado, cioè un ponte provvisorio, dunque sarà un'infrastruttura che non andrà a sostituire, diciamo, Ponte Buriano, ma in qualche modo dovremo nei prossimi mesi essere capaci a fare quella che era una progettazione ormai definitiva, farla diventare cantiere. Dunque si parla di un progetto di più di 20 milioni di euro, dunque noi penso saremo in grado da qui al 2027 di portarlo a cantiere. Una sola corsia e quindi senso unico alternato regolato da semafori e in caso di piena il vecchio ponte romanico dovrà tornare in attività, ma gli esperti giurano che le probabilità sono pochissime. Una bretella di circa 600 metri, l'attraversamento sull'Arno è di circa 100 metri, è di fatto un guado in riferimento alla normativa vigente, è a doppio senso di circolazione, il tratto di attraversamento è a senso unico alternato. L'ha detto lei, un'opera provvisoria, un guado in caso di piena, che succede? Ci sono delle segnalazioni, c'è tutto un sistema automatico di segnalazioni per cui in quel caso quando i piezometri andranno a indicare che è raggiunta quella quota verrà ripristinato e soltanto in quelle occasioni il ponte provvisorio con il ponte storico con le attuali limitazioni e quindi soltanto in quelle giornate verrà ripristinato il ponte storico con le limitazioni che ci sono attualmente. E dai residenti un appello importante, oltre alla costruzione del nuovo ponte definitivo, per quello ci vogliono circa 21 milioni di euro ancora da trovare, che non si dimentichi il restauro del ponte romanico. Se si guarda questo ponte storico è in condizioni da fare una valutazione seria e concreta, perché mandarlo in pensione, poi le cose che si mandano in pensione si lasciano lì rischiano di deteriorare molto prima che si sono utilizzate.